La lotta al femminicidio passa anche dal diritto. Il diritto di non essere offese, sottomesse, aggredite, umiliate. Ma anche diritto di natura giuridica, che si compone di codici e norme che possono tutelare e proteggere le vittime, prima che sia troppo tardi. Di questo si è parlato a Trinitapoli nel corso di un dibattito proposto dalla Soforense e l'Associazione Città che Legge, con il patrocinio dell'amministrazione comunale. È un tema che quotidianamente, ahimè, noi dobbiamo leggere sui giornali o guardare nelle televisioni e sentire anche in realtà a noi molto vicine. E devo dire che la sensibilità dell'assessore Iannella e la stessa attenzione dell'assessore Marta Patruno ha fatto sì che ancora una volta quest'anno e per la seconda volta c'è un evento appunto dedicato a questo brutto fenomeno che va certamente studiato e che va soprattutto vanno trovate le misure per arginarlo. Il secondo di tre appuntamenti organizzati per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ospitato nel salotto allestito nell'auditorium dell'Assunta. Riteniamo che la cultura della collettività, del popolo, sia quella fondamentale per poter recepire la civilizzazione, quindi l'evoluzione, che poi viene recepita dal legislatore e quindi diventa diritto. Tanti, troppi, gli episodi di violenza sulle donne messi quotidianamente in luce dalle cronache locali e nazionali. Una piaga purtroppo non ancora debellata, che merita di essere affrontata sul piano culturale e giuridico. Bisogna sempre parlarne, non staccarsi mai, perché solo parlandone si evita di chiudere praticamente il sipario su questo argomento di estrema attualità. Parlandone, e in questo momento mi sento anche di fare un appello per quanto riguarda l'omertà, perché questi argomenti vanno trattati unitamente al tema dell'omertà, perché molto spesso intanto ci sono queste vittime in quanto qualcuno è rimasto in silenzio. Educare al rispetto della dignità femminile, formare ed informare cittadini, operatori dei centri antiviolenza e quanti sono quotidianamente impegnati nella lotta a questo fenomeno. Un traguardo raggiungibile attraverso la collaborazione tra istituzioni ed associazioni che operano sul territorio. Combattere la violenza contro le donne non vuol dire soltanto, noi ci occupiamo in particolar modo di sensibilizzare la collettività tutta, dagli uomini alle donne e ai ragazzi. E come ogni cosa, questi convegni vanno fatti e si fa anche bene a farli, perché oramai bisogna anche sfatare, no, questa paura che esiste nel dire e nel dare il nome a un vero e proprio atto di violenza. Se è stato un atto di violenza si tratta, non bisogna girare l'ostacolo, così viene meno anche la vergogna da parte di chi subisce la violenza, però diventa una denuncia sociale da parte di tutti e di tutta la collettività.